Mister, la miglior partita dell'anno tra le mura amiche, adesso arriva una squadra che però non lascia giocare e contro le squadre che non lascia giocare Lecco ha sempre fatto fatica. Dunque ci troveremo di fronte a una partita difficile ma anche brutta da vedere oppure avete già pensato a qualche soluzione diversa? Di sicuro ci troveremo davanti a una partita difficile, come hai ben detto, perché i dati dicono che ogni volta che andiamo a trovare una squadra che gioca poco, diciamo tra virgolette, nel senso che si abbassa, stanno chiusi, compatti e ripartono in contropiede, abbiamo un po' avuto qualche difficoltà. Abbiamo preparato la partita bene, anche se abbiamo avuto poco tempo per farlo. Però noi vogliamo ripetere quella che è la prestazione contro la Pro Vercelli, fare una buonissima partita e soprattutto fare il risultato, che è quello che più importa in questo momento. Dare continuità anche di risultati è la cosa più importante da fare. Beh, una domanda semplice è quella su chi ci sarà e chi invece sicuramente non ci sarà. Chi ci sarà? Posso dirti che quasi tutti, diciamo, quelli che hai visto giocare contro la Pro Vercelli probabilmente saranno della partita anche ad Olbia. Se mi posso riallacciare alla domanda di poco fa, che penso di non averla terminata, riguardo un po' la tattica, come giocare la partita. Dobbiamo riuscire, trovando una squadra che si sta compatta, un po' sotto linea palla, che riparte in contropiede, dobbiamo cercare sicuramente di abbassare la percentuale di errore anche nei passaggi più semplici, e soprattutto le occasioni che riusciremo a fare, dobbiamo essere bravi a concretizzarle immediatamente. Matteo Bonaccina. Però non ha risposto sulla c'è Formazione, chi non c'è, non ho formazione, chi ah, proprio ok. chi non c'è. Su chi è disponibile o Sì, meno. esatto. Scusami, Matteo. Sempre il malgrati, che è ancora il problema della botta lì alla Alla costola. costola. Marzorati per il problema della squalifica, che ben sapete. Poi per il resto, credo che Hermes Purro, che sapete dell'infortunio che ha avuto precedentemente, poi per il resto ci saranno tutti. Abbiamo Ne recuperato mancano quattro. tutti. Come? Ne mancano quattro. Cioè? Galli c'è anche. Purro, Vabbè, Galli, Galli. Mazzoretti mancano. Galli lo sappiamo, un infortunio Certo. di data un po' più, diciamo, andiamo ancora un po' più indietro, ecco. Comunque sono Grazie. quelli che avete detto. Matteo Bonaccina, prego. Mister, con la Pro Vercelli ha pagato avere una mediana un po' ibrida, tra virgolette. Ti ho già fatto questa nota, tra virgolette, già domenica sera, spostando magari la qualità e anche magari il margine di errore, mettendolo nei piedi dei trequartisti e di Capogna. Può essere una soluzione continuare su questa strada, oppure dobbiamo aspettarci magari una squadra un po' più da battaglia? Adesso Caprof ha fatto una buona gara, magari Magnier è un giocatore fisicamente che può impattare maggiormente su un campo piccolo. Non so se state pensando anche a questo tipo di alternativa. Per quanto riguarda la partita della Pro Vercelli, noi l'avevamo anche un po', permettimi di dire, preparata anche in quel senso, perché sapevamo che loro venivano sempre a pressarci alti, per cui saltare anche una prima linea e far arrivare la palla un po' più velocemente in verticale davanti allo stesso Iovolano, Caprof, Capogna, per noi era importante. Ad Olbia, diciamo che la partita si potrebbe sviluppare anche sotto quel punto di vista, però loro, ti ripeto, sono un attimino, abbiamo studiato un po' l'Olbia in questi giorni e ti dico che non fanno una grossa pressione, una pressione alta, quindi stanno un po' tutti sotto linea palla, quindi bisogna preparare un po' l'azione, fin dal basso, essere rapidi, veloci, verticalizzare sicuramente e attaccare lo spazio, perché abbiamo visto che loro sono bravi nelle ripartenze, ma secondo noi un po' fanno fatica dietro in difesa nell'attacco della profondità. Inevitabilmente c'è un pericolo pubblico numero uno, non è l'unico comunque, che è ragazzo che magari dal dischetto sta avendo delle difficoltà, ma nel resto dei fondamentali, punizioni, tiri da fuori, via dicendo, sta incidendo molto. Ritieni che bisogna avere magari un
trattamento di favore, chiaramente un occhio di riguardo per lui, o insomma è il solito discorso, uno degli 11 si ferma con lavoro di squadra? No, io dico che noi rispettiamo sempre tutte le squadre e la squadra in se stessa. È chiaro che ogni squadra credo che abbia sempre quel tipo di giocatore che va attenzionato di più, ed è sicuramente noi lo faremo, perché è il giocatore che ha più qualità, è il giocatore che dribbla, è il giocatore che sa calciare calci di punizione, è il giocatore che l'Olbia, su cui l'Olbia fa più affidamento, e sicuramente noi cercheremo di limitare quelle che sono le sue caratteristiche, ma le sue, come quelle di Cocco se giocherà, o Udo King, dico, hanno qualche giocatore importante, secondo me non è il solo, ecco. Fiorenzo Radonia. Buongiorno mister, la domanda è diretta. Personalmente mi sono piaciuti molto, come a molti tifosi dell'Ecco, Caprof e Iocolano insieme. I due sembrano parlare la stessa lingua tecnica. Quante possibilità ci sono di rivederli insieme domani? Molte, quasi sicuramente li vedrete giocare insieme. Ecco, si gioca alle 12:30, un orario molto particolare. Avete differito i vostri allenamenti per questo, in questi giorni, oppure insomma un orario a cui ormai siete anche abituati? Ci siamo allenati tutte le mattine, nel senso abbiamo fatto allenamento dalle 11 in poi per cercare di abituare un po' la squadra a questo orario, però ti ripeto, alla fine poco conta, l'importante è che i ragazzi scendono in campo concentrati, aggressivi e vogliosi di portare a casa un risultato importante, che per noi può dire tantissimo nel proseguo del campionato.